amici di Espazio, qualche giorno fa, così, a sorpresa, Apple ha annunciato un evento speciale fissato per la settimana prossima, più precisamente per il prossimo 27 marzo. Ma di cosa si tratta realmente? Si tratta di un evento speciale dedicato interamente all'educazione, un po' come quello che si è tenuto nel 2012, durante il quale furono presentati ad esempio iBooks Edge e altre novità inerenti allo stesso servizio. Quest'anno l'attenzione sarà focalizzata principalmente sul nuovo framework ClassKit, quindi il nuovo pacchetto per la creazione di programmi di gestione scolastica, come ad esempio, che so, registro elettronico, calendario, lezioni oppure piattaforme per l'assegnazione e lo svolgimento di compiti, insomma, cose così. Insieme a ClassKit arriverà sicuramente la versione finale di iOS 11.3. Perché dico questo con quasi una sottile certezza? Perché prime tracce di ClassKit le abbiamo trovate proprio all'interno della prima beta di iOS 11.3. Insieme ad iOS 11.3 arriveranno anche la versione finale di WatchOS 4.3 e anche quella di macOS 10.13.4, di cui Apple qualche giorno fa si è fatta scappare un changelog, così, fra cui abbiamo sbirciato come novità principali, ad esempio, l'aggiunta del supporto a processori grafici esterni, quindi alle eGPU, e anche alla Business Chat, che per il momento funziona però solo ed esclusivamente negli Stati Uniti e in Canada. Insieme al software arriverà, probabilmente voci di corridoio dicono, arriverà anche un po' di hardware, anche se è una notizia da prendere proprio così con le pinze, fra cui vedremo anche un nuovo iPad. Oddio, nuovo iPad è una parola grande, non vedremo un restyling di iPad, quelli che abbiamo visto nei concept, quindi con il notch e tutto il resto, bensì un aggiornamento magari low cost. Perché? Perché diciamo questo? Perché l'immagine che è stata utilizzata per annunciare l'evento è sostanzialmente il logo di Apple, disegnato con l'Apple Pencil, quindi ci fa pensare un po' a questo. Se arriva un iPad low cost, arriverà anche una gamma intera di prodotti low cost, sempre pinzette, tra cui troveremo anche il ritorno di MacBook Air. Insomma, non stiamo qui a specificare, anche perché sono solo supposizioni. L'evento purtroppo non potrà essere seguito in streaming, perché si terrà all'interno di una scuola di Chicago e non all'interno dello Yerba, non mi ricordo come si chiama, insomma, il teatro in cui fanno solitamente quel tipo di keynote, però noi cercheremo di farvelo seguire in tempo reale tramite il nostro blog, daremo sicuramente tutte le notizie appena le avremo e insomma cose così. Come al solito, se questo breve video vi è piaciuto, lasciateci un mi piace, se siete curiosi così scrivete nei commenti cosa vi aspettate da questo keynote, anche se sostanzialmente per avere notizie, per avere novità forti dovremmo attendere la WWDC 2018 che si terrà a giugno. Siamo su Facebook, su Instagram, su Twitter, siamo praticamente ovunque, quindi cercateci, basta scrivere iSpazio, ci trovate, siamo anche su Telegram, abbiamo lanciato anche un nuovo sito per i wallpaper che vi piacciono così tanto, insomma, tante novità. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ah, sono Rocco Zaccaro, ciao!